non esiste una legislazione internazionale che vieti agli stati il pagamento di un riscatto per liberare i loro cittadini rapiti. Paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non pagano perché ritengono che cedere al ricatto vada contro l'interesse generale. Altri paesi come la Spagna, l'Italia, la Francia e la Germania i riscatti invece li pagano perché pensano che sia dovere dello Stato salvare la vita dei cittadini in pericolo. Sono due approcci dietro i quali si cela, secondo alcuni, il secolare conflitto tra etica protestante e cultura cattolica. Ma dobbiamo aggiungere che non è del tutto vero che americani e inglesi non paghino i riscatti. Il 19 agosto scorso, Jem Foley, il primo di una serie di ostaggi in mano agli uomini dell'ISIS ad essere decapitato, pagò sì il fatto di essere un cittadino statunitense, ma anche quello di non avere un'assicurazione. Sono infatti decine gli ostaggi, anche e soprattutto americani e britannici, per i quali le assicurazioni hanno pagato un riscatto. I rapimenti in Mali e Nigeria, in Iraq e Siria sono stati molto più numerosi di quelli di cui hanno parlato i giornali. Lo hanno ammesso il responsabile del gruppo AKI, una compagnia di sicurezza britannica che si occupa di negoziare i rilasci. Il riscatto medio per un occidentale rapito è di circa 3 milioni e 700 mila dollari. Chi 5 anni fa sottoscriveva una polizza assicurativa contro i rapimenti in Nigeria pagava un premio annuo di circa 10.000 dollari a fronte di una copertura pari a 5 milioni. Oggi per lo stesso genere di copertura servono circa 100.000 dollari l'anno. Il New York Times ha stimato che negli ultimi 5 anni Al-Qaeda ed i gruppi jihadisti a lei affiliati hanno incassato almeno 125 milioni di dollari dal pagamento di riscatti, denaro versato più dalle assicurazioni che dagli stati. Naturalmente la copertura assicurativa è garantita ai dipendenti delle grandi compagnie, a chi lavora e a chi fa affari, ogni genere di affari, e non certo ai volontari.